Ciao da hdblog.it, siamo a IFA 2014 allo stand Intel e stiamo vedendo quello che è il nuovo ibrido 2 in 1 di HP. Si chiama HP Pavilion 10X2 ed è un modello che segue quelli usciti lo scorso anno in versioni più grandi. Questo è un 10 pollici, usa un processore Atom Intel Bay Trail quad core, non è meglio specificato, ma insomma dovrebbe essere uno Z3745 come al solito, con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio interno. Qual è la differenza rispetto agli altri modelli? La tastiera dock, che non è più una tastiera proprio fisica, ma è una cover, una smart cover che deve essere agganciata per funzionare perché non è Bluetooth e che poi permette anche di proteggere il tablet una volta sganciato. La tastiera ha una buona digitazione, l'abbiamo provata adesso e ci ha proprio convinto. Il touchpad sembra un po' piccolo, ma insomma è per scrivere, dovrebbe andar bene. Tornando al nostro tablet, ci sono alcune cose interessanti a livello hardware, come la ricarica da porta micro USB, e questo permette di alimentarlo volendo anche da un battery bank o comunque da una batteria esterna senza connettore proprietario, un'ottima cosa. Anche l'USB 3.0 non è proprio una caratteristica standard dei Bay Trail. Poi lettore micro SD e micro HDMI per l'uscita video. Il pulsante Windows non è capacitivo sulla cornice, ma è qua posizionato sul lato. È un po' grande, un po' grossolano da quello che posso vedere, ma insomma è comunque un bene che ci sia. Sul resto non abbiamo nient'altro, neanche una fotocamera posteriore, c'è soltanto una frontale per le chat, per le videochiamate. La finitura posteriore è opaca, buona, non trattiene le impronte come vedete. La sensazione del tablet è soddisfacente, non scricchiola, non flette. Ci sono gli altoparlanti frontali con audio DTS da quel che dice HP, il peso è di 600 grammi, quindi siamo in linea proprio con il mercato, e per il resto abbiamo Wi-Fi N e Bluetooth con Office integrato. Quello che vedete adesso è la risoluzione di 1280x800 pixel con luminosità al massimo. Purtroppo questo modello non è connesso a internet, non possiamo farvi vedere quelle che sono le prestazioni web, ma insomma il processore Bay Trail da questo punto di vista è un po' una garanzia. Tra l'altro HP ci assicura che questo prodotto arriva a 11 ore di autonomia. Ha senso avere un 10 pollici di questo tipo, soprattutto quando è ben abbinato ad una tastiera dock come questa. Adesso sto cercando di collegarlo, ma non ci riesco più. Eccolo, ci è andato. Però l'angolo di l'inclinazione è buona, insomma per scrivere potrebbe essere ok. Buono soprattutto anche il prezzo di vendita. HP Pavilion 10X2 arriverà in Italia ad ottobre a 329 euro. Insomma, con questa rotazione hardware, questa scheda tecnica e la tastiera dock, la tastiera cover integrata, è un buon prezzo. Troverete maggiori informazioni nell'articolo online qua da IFA 2014 che troverete su hdblog.it.